Buonasera, buonasera. Ora cominciamo questo incontro anche perché la compagnia poi ha naturalmente pressanti motivi di lavoro. E venendo, Gabriele, pensavo, ma di che cosa parla? Di Antigone o dei suoi fratelli? Perché se devo parlare di Antigone, posso fare una lezione, la tragedia perfetta, dicevano gli idealisti, e poi io sono abbastanza vecchio da aver visto l'Antigone del Living, e anche lì, diciamo, potremmo fare un discorso teatrale, perché in effetti la vostra Antigone è quanto di più vicino e di lontano da quell'Antigone del Living. Quanto di più lontano dell'essere vicino, poi ci arriviamo. L'altro discorso è se io devo pagare dei suoi fratelli, e i suoi fratelli sono loro, la compagnia, l'altro, tutte persone, anche allievi miei. E mi sembra che sui suoi fratelli tu hai lavorato moltissimo, in questo senso, cioè normalmente si parla della saggezza degli anziani, tu lavori sulla saggezza dei giovani e sul dolore dei giovani. E non è il primo spettacolo in cui vedo che la tua attenzione si concentra su malesseri, su situazioni di inquietudine che affiorano soprattutto nei giovani, che nei giovani si evidenziano in maniera straordinaria, come se fosse il sismografo di quello che va male, del tanto che va male. Questo malessere mi pare tu vai fino in fondo cercando attori che sono veri, ti interessano più gli attori veri che gli attori bravi. Anzi, gli attori bravi dove ci fanno schifo, no, ma il problema è che nell'essere veri sono bravi. Gli attori sono bravi, dicono battute. Ecco, volevo capire una cosa, questo interesse per i giovani. Cioè, è possibile, secondo te, rifondare il teatro e probabilmente anche il futuro del teatro partendo da loro? Ma è necessario, non c'è un'altra via. Perché noi abbiamo una certa età e quindi prima o poi ci toccherà passare la mano, ovviamente. E il teatro è ad un bivio, direi, cioè c'è una possibilità che diventi, che si arrocchi sempre di più, come un fortino minacciato dai nuovi mezzi che diventano sempre più aggressivi. Cioè Grotowski, per dire, i grandi maestri del Novecento facevano il teatro nel tempo del cinema, noi facciamo il teatro nel tempo dei social, non è neanche più da dire internet, no? Facciamo il teatro nel tempo dei social e facciamo il teatro in un tempo in cui abbiamo una grande possibilità di intrattenimento. Abbiamo tantissime occasioni di intrattenimento e il teatro non può competere con questi mezzi sul piano dell'intrattenimento, ovviamente. E quindi su che cosa compete? Sul piano di quello che dicevi tu, sul piano di una verità, di una possibilità di una ricerca di una verità. E in questo naturalmente la ricerca credo vada fatta nei confronti di delle persone che adesso sono giovani e che quindi sono già nati con loro. Nativi digitali, più o meno tutti gli attori di questo spettacolo sono nativi digitali, cioè per me nativi digitali vuol dire che quando loro sono nati noi usavamo già il computer da un po' di anni, dopo che per esempio la prima volta che io scrissi una lettera al computer a Ferdinando Taviani, grande studioso di teatro, mi rispose piccato, non trovi neanche più il tempo di scrivermi a mano, no? E naturalmente tre lettere dopo me l'ha mandato per mail anche lui, cioè, ovviamente, quindi questo era. E noi ci troviamo un po' in questo tempo,
E credo che quello che è importante è gettare ponti tra le generazioni, perché se non si gettano questi ponti, questi poveretti sono abbandonati a se stessi, come è ovvio, non hanno gli strumenti per capire che cosa hanno in mano, che cosa è successo, che cosa è stato, cioè non hanno la storia in mano. Però vedi Gabriele, cioè, la cosa più interessante del tuo teatro è che tu non fai spettacolo, esattamente come il fatto che tendi a non far recitare. Quando, è meglio che ci chiariamo, quando abbiamo detto attori veri, significa persone con presenza, e quando si parla di non spettacoli significa che tu raccogli tutta una serie di esperienze, dietro si vede una stratificazione di lavoro fatto in periferia, fatto nei ghetti, fatto con, lo dice anche nel programma di sala, con gli emigranti, fatto con un mondo che è un mondo assolutamente periferico. È questa stratificazione che è il tuo lavoro, mi sembra. Poi ci mettiamo sopra Antigone, cioè tu crei il fiume e poi ci versiamo dentro Antigone. Però la cosa che colpisce è la verità come presenza, è che normalmente una presenza di corpo, di corpi, e dall'altro lato questa tua stratificazione di esperienze, cioè tu ti servi, è il cavallo di Troia, avrebbe detto il Living, tu ti servi di questo per mediare un mondo. È un mondo che nessuno tende a guardare. Sì, e questo da tanto tempo, forse dall'inizio, e quindi con lo scorrere degli anni diventa, credo, sempre più precisa, ma è una cosa difficilissima perché tutto il mondo ha una direzione ostinataria e contraria. Cioè, il fortino che ti dicevo prima, dove si custodisce, ormai non si sa più che cosa, io non so più che cosa si custodisce sinceramente, ma quel fortino lì è molto fortificato e quindi è molto difficile trovare l'equilibrio tra, cioè non mettersi fuori come Polinice e tirare bombardate dentro, perché tanto va a finire che si muore entrambi, esattamente come finiscono male sia Eteocle che Polinice, no? E quindi si tratta di trovare un equilibrio, si tratta di capire come si coniuga qualcosa che non vuole più essere spettacolo, ma che non può ancora non essere spettacolo, perché dovremmo cambiare proprio, cioè quello che stiamo facendo qui adesso fa parte dello spettacolo. Le prove aperte che abbiamo fatto sia in teatro alle Fonderie Limone, dove facciamo lo spettacolo, sia nelle scuole o dove l'abbiamo fatte, e fanno parte dello spettacolo, cioè ci sono due momenti principali, non so se anticipo troppo perché magari qualcuno non ha visto lo spettacolo, però tanto non è un giallo, quindi insomma possiamo permetterci di spoilerare un po', ecco. La prima parte è fondata su Fenice di Euripide e la seconda su Antigone di Sofocle. Perché questo? Perché, come si direbbe oggi, Fenice è il prequel di Antigone, anche se è stato scritto dopo naturalmente da Euripide, però noi siamo abituati anche a questo oggi. Le serie di grande, anche serie di grande successo, cominciano, poi ci si accorge che hanno successo e quindi si scrive quello che non si era scritto prima, no? È così da 2500 anni, cioè Lucas, Guerre Stellari, eccetera, non è che si è inventato, già prima faccio, no? Se lo sono inventati, lo sono inventato loro, lo sono inventato Euripide, Eschilo e Sofocle e tutti quelli che non conosciamo di quel momento. Allora, la prima parte è incentrata su Fenice e quindi racconta il conflitto tra i fratelli. La seconda racconta il conflitto tra, diciamo,
gli adulti e i giovani. E questo dà luogo ad una contraddizione. Quando facevamo gli incontri nelle scuole, io facevo sempre una domanda ad un certo punto: per chi tenete alla fine della prima parte, per chi tenete? E naturalmente tutti gli studenti tenevano per Polinice, che è quello che chiede di rispettare la legge, cioè di rispettare l'accordo che era stato fatto. Dice: sì, va tutto bene, però io c'era questo accordo. E Teocle ha le sue ragioni, sei andato via, cioè cosa vieni qui a pretendere adesso qualche cosa che hai abbandonato invece di stare qui ad aiutarmi? No? Non ti ho più visto, oltretutto hai sposato la figlia del re di Argo, cioè insomma non sei più così popolare qui e quindi è Teocle poveretto. Cioè, ma Polinice chiede: sì, va bene, tutto questo è vero, però c'è una legge, un accordo che avevamo fatto e questo va rispettato. E tutti tengono per Polinice, quindi tenete per quello che chiede di rispettare la legge. E poi nella seconda parte chiediamo poi, perché loro fanno il dibattito, e dico chiedo, ma loro dibattono molto più di me con i ragazzi quando facciamo questi incontri, perché a volte io non li capisco proprio, cioè, quindi si capiscono tra loro, io osservo. E nella seconda parte invece accade il contrario, tengono tutti per Antigone. E allora quello che gli diciamo è: scusate, ma Antigone è quella che trasgredisce la legge, quindi in un caso tenete per quello che afferma la necessità della legge e nell'altro caso tenete per quella che trasgredisce le leggi. E qui cominciano dei dibattiti infiniti che è il teatro, che è davvero quello che cerchiamo, ecco, quello che va oltre lo spettacolo. Adesso tutti i maestri del Novecento hanno lavorato sul teatro oltre lo spettacolo, come ci insegno. Allora, devo dire che l'unico modo per fare teatro è superare il teatro, cioè l'unico modo è quello. In generale le arti vivono del loro superamento, non della loro ripetizione. Allora, al di là comunque di questo concetto, in effetti, parlando di maestri del Novecento, io ho avuto in certi momenti proprio l'impressione di ritornare a certe atmosfere, loro non erano neanche concepiti, degli anni 60-70, in cui addirittura si osava proclamare una serie di realtà etiche, di verità politiche, di idee, di ideologie. E ieri in alcuni momenti tu hai creato questa apertura e mi è venuto anche in mente, vedendo il vostro spettacolo, che anche lì si era rifatto quel testo poi lavorato da Brecht, c'era un'idea, una forte idea brechtiana, cioè l'idea di far passare attraverso il teatro una visione utopica. È anche vero, una cosa però che voi, a mio parere, l'avete un po' smorzata, cioè nel senso in cui è come per dire, mentre Lenin ci credeva che la rivoluzione fosse now, adesso o fra 10 minuti, è come se voi diceste: la rivoluzione è molto difficile, è più che mai difficile oggi, cioè, io ho notato questa cosa, per questo mi è sembrato vicino a Lenin nella volontà proprio di riconnettersi ad un mondo che ormai è spaziale, lontano in termini spaziali proprio, ma non spaziale dello spazio, della galassia, che è il mondo del teatro politico, il mondo dell'impegno, il mondo di questo corpo che si mette in gioco in maniera nuda, cioè c'è una nudità nel vostro essere vestiti, che è la cosa migliore che può accampare un attore. Ma la cosa fondamentale è, mi sembra proprio questo, cioè un certo punto, che voi poneste la problematicità nel fare questo oggi, è vero? L'impossibilità. Addirittura, sì. Sei ottimista oggi. Sono molto ottimista questa sera, sì, perché di solito sono più pessimista. No, è così, tra l'altro mi fa piacere che fai riferimento al living, perché la potete trovare su YouTube, quindi c'è tutto lo spettacolo intero su YouTube. E quindi l'abbiamo visto. Ma non è uguale. No, ci mancherebbe. Non vorrei fosse equivocato. Benissimo, anzi mi fa molto piacere questa cosa che dici, perché
È come è quello che ti dicevo prima, bisogna gettare ponti, no? Gettiamo ponti tra un mondo che io mi ricordo, cioè che io ho vissuto, anche se quello spettacolo in particolare non l'avevo visto, però l'ho vissuto, del resto adesso lo vedo adesso su YouTube, che non è la stessa cosa, è ovvio, perché quando lo fecero qui a Torino, chi l'ha visto qui a Torino si ricorda ancora che alla fine si aprivano, lo fecero al Teatro Alfieri, e il Teatro Alfieri ha le uscite di sicurezza su Piazza Solferino, dietro, in fondo al teatro, aprirono le porte e fecero una manifestazione di notte uscendo dal teatro, ecco. E perché quel momento lì era un momento in cui bastava che si dicesse adesso usciamo e andiamo in manifestazione fino in Piazza Castello, e tutti non vedevano l'ora. E adesso quando noi sul momento in cui chiediamo al pubblico di alzarci, lavoriamo da mesi e su come farlo, e bisticciamo e discutiamo se è il caso di farlo, se non è il caso di farlo, no? Perché il pubblico che oggi abbiamo è un pubblico completamente diverso da quello di allora. Ed è un pubblico che, per cui il teatro comunque conta meno, per il semplice fatto che è teatro, e quindi il indipendentemente dallo spettacolo, ovviamente, cioè il teatro conta meno, e quindi si tratta di capire come fare, no? Cioè come fare a ridare al teatro funzione, a ridare un ruolo politico anche, nella consapevolezza che non viene da me, viene da loro, viene da loro quello che dicono, l'hanno scritto loro, poi io lo aggiusto, lo taglio, eccetera, loro contestano i tagli che io faccio, quindi li rimettono, cioè è un dialogo continuo, però tu mi dici, ah, sei pessimista, e sono loro, cioè quando Lorenzo dice quello che dice, Lorenzo è lui, se l'ha scritto lui, e tutto quello che è scritto lì è qualcosa di estremamente sincero, cioè sono cose di cui abbiamo parlato tanto, sono cose di cui parliamo quotidianamente con Lorenzo, poi è riuscito a scriverle, ecco, ma sono assolutamente condivise da tutti. Comunque sono tecniche queste che vengono da un teatro condiviso, teatro sociale, teatro, certo, di animazione, vengono, non sono le tecniche del teatro di gruppo, non sono le tecniche del regista che dice mettiamo in scena, no. E lo sentiamo, però a questo punto, certo. Visto che hai scritto tanto, dici qualche cosa adesso anche, da dove, cioè vedo urgenze, quali sono? se hai scritto, la responsabilità di quello che hai scritto. Assolutamente sì. E le urgenze quali sono? Sono pessimismo, non so se sia pessimismo, quello che sento io, e forse posso dire sentiamo, è che quello che è capitato e ci è capitato è che quella rivoluzione che Lenin diceva, la rivoluzione adesso si può fare, se noi ci credessimo probabilmente non ve lo diremmo. Faremmo in modo perché restasse nostra. E quello che ho scritto è qualcosa che è nato dalle esperienze che ci è capitato di fare nei laboratori che abbiamo fatto col carcere dei due palazzi di Padova, con i ragazzi delle scuole dell'Ossola, che sono anche più piccoli di noi. Noi, appunto, come dice Erika in un intervento, la maggior parte di noi è del 99, quindi ha 23-24 anni, e lì sono anche più piccoli di noi, sono adolescenti, e non mi sento così distante da loro, sento che c'è contraddizione continua, che il chiedere delle persone di alzarsi è allo stesso tempo una richiesta di preghiera, allo stesso tempo una violenza. È qualcosa di cui il pubblico ti è
grato, però, se devo dirti qual è la mia reazione personale, quando tu mi fai alzare, io sono grato, perché in qualche misura tu mi integri. E mi chiami ad un atto che è un atto di ritualità fatto insieme. Chiaro. E poi se torni quello col teatro, capito? Non è che ci interessa molto più di tanto. Sì, certo. Però fino a quanto? Qual è? Dov'è il limite? Non lo so, però è dentro di me il limite, possiamo anche chiederci qual è l'orizzonte, più che il limite, è sull'orizzonte un po' che non ti capitava di essere interrogato. Sì, è vero, anche perché le domande le faccio solo io, vorrei sentire lei che non mi serve a cambiare il discorso, lei che è la presidentessa di questa strana compagnia che avete capito dove va a provare, fa prima i laboratori, va prima nelle carceri, va prima nelle scuole, va prima nei luoghi difficili, poi facciamo Antigone, prego. Allora sì, noi abbiamo fatto la scuola del teatro stabile, tutti quanti, ci siamo diplomati 2 anni fa. Eravate discoli, mi ricordo. Eravamo discoli, lo siamo rimasti. E Gabriele infatti era il nostro direttore. E finita la scuola abbiamo detto... Le storie del teatro. Chiamato dal direttore. No, c'era una certa sintonia intellettuale, cioè. E finita la scuola ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti: signori cari, e adesso cosa facciamo? Anche perché adesso avete passato il Covid, avete passato. Abbiamo passato il Covid, fortunatamente. Siete ancora qua. Siamo ancora qua. Abbiamo deciso di restare insieme. L'unica soluzione che abbiamo trovato è stata quella di rimanere un gruppo. Quindi abbiamo fondato una compagnia, un'impresa sociale, che ha un nome difficilissimo. Potenziali, evocati, multimediali, che abbreviato è PEM. Potenziali, evocati, multimediali perché? Perché qua? Perché i potenziali evocati multimodali sono un esame medico che misura la velocità con cui un impulso passa dalla periferia del corpo al cervello e viceversa. E quindi ci piaceva l'unione tra la periferia e il centro, come dicevi giustamente. Dove andiamo noi? Noi non andiamo nei luoghi difficili, andiamo nei luoghi vivi, dove ci sembra che possiamo trovare qualcosa che abbia poi senso riportare alle fonderie, riportare qui. Qual è il mestiere dell'attore oggi? Cioè, io credo che noi condividiamo il fatto che stare su un palco a dire un testo a qualcuno può essere bello, può essere piacevole, sicuramente porta da qualche parte, ma dire un testo che si appoggia su della vita vissuta, la schiena dello spettacolo. Grotowski raccontava dell'altare che davanti è scolpito, ma dietro ha un bassorilievo che nessuno vede, che è il vero altare. Portare in scena quel bassorilievo è l'unico senso che ha fare quello che vogliamo fare l'attore, creare relazioni. Che poi, insomma, diciamocelo, stiamo parlando della vita. Questo, cioè il problema è questo, allora siamo qua a teatro, stiamo parlando della vita. Questo mi sembra fondamentale, cioè nel senso in cui voi avete scelto di stare insieme per parlare della vita. Possiamo trovare questa, essere d'accordo su questa definizione? No? Complicato, però sì. Sì, ma non è complicato vivere, basta respirare. poi devi aggiungere qualcosa di tuo, ma insomma. Ecco. Questo teatro che è al centro la vita, che prospettive ha? Dunque, c'è un professore Rosetti,
che attraverso l'intelligenza artificiale che Gabriele e alcuni di noi hanno incontrato in un progetto, il quale dice che gli impiegati delle banche tra 20 anni non serviranno più. Già adesso non servono più, però tra 20 anni non ci saranno più, perché l'intelligenza artificiale fa quello che fanno loro in un centesimo del tempo, un millesimo. La nostra prospettiva, l'unico senso di fare questa cosa a 23 anni e sperare di farlo per tutta la vita, è quello che il mestiere dell'attore invece, dell'attore come chiave sociale, ha un futuro, perché il vero attore è colui che è in grado di lavorare sulla cura, sulla pedagogia, sulla cura della persona, non tanto in senso medico, quanto in senso di take care of, prendersi cura di. E quindi la nostra prospettiva è quella di consolidare comunità. È una risposta molto esauriente, spiega benissimo il progetto. Provo a capire una cosa. Allora, è evidente già che siete autonomi, cioè non siete sotto l'ombrello del vostro maestro, c'è, e vi ha insegnato alcune cose che si vede anche dal vostro modo di esprimersi. Cosa si deve insegnare agli attori? Rispondere, ma vuoi rispondere tu? No. Vuoi rispondere tu? No, rispondo io. Si deve insegnare ad essere presenti a se stessi e agli altri al tempo e allo spazio, detto molto sinteticamente. Se poi lo articoliamo un po', essere presenti a se stessi vuol dire avere consapevolezza di dove ho i miei piedi, di dove sono le mie mani, di dove è la mia testa, perché quando si è in scena, e quando dico in scena intendo anche adesso ovviamente, no? Gli insegnanti, i maestri, le maestre, i professori, le professoresse vanno in scena ogni giorno, e quando vanno in scena fanno una cosa che fanno gli attori, che è la stessa cosa che fanno gli attori, ma chiunque vada in scena, dagli avvocati agli ore di professori, ma dagli avvocati, i preti, quando, hanno di fronte persone che li ascoltano, e il teatro, insieme a queste altre, a questi altri momenti, a queste altre professioni, hanno bisogno della presenza. E questa è un'eccezione nella nostra vita ormai, perché la comunicazione quotidianamente è sempre mediata, abbiamo sempre più, quello che dicevo prima, abbiamo sempre più occasioni di mediare la nostra comunicazione, cioè di passare attraverso mezzi tecnologici per la nostra comunicazione. E invece il teatro, la scuola, i tribunali, le chiese, eccetera, sono luoghi in cui la comunicazione deve avvenire in presenza. E perché la comunicazione avvenga in presenza, bisogna che chi parla sia in grado di ascoltare chi lo sta ascoltando. E per quanto riguarda gli attori, chi agisce deve essere in grado di vedere chi lo vede. E questa è la cosa che bisogna insegnare. È molto facile insegnare questo a dei ragazzi palestinesi, come mi è capitato in una scuola a Gerusalemme. Perché è più facile? Perché loro sono allerta, sono costretti ad essere quotidianamente allerta. Devono fare attenzione in ogni momento della loro vita, cosa fanno e che cosa dicono. Perché quello che loro fanno e quello che loro dicono ha necessariamente delle conseguenze. Invece a loro bisogna insegnarlo questo, perché non lo sanno, cioè non lo sanno non perché sono stupidi, cioè loro sono una selezione di 20 persone tra 580, quindi semmai sono più preparati degli altri, no? Di tutti quelli che abbiamo visto, eccetera. Poi in qualche caso ci siamo sbagliati, e ci mancherebbe, ma
ne parliamo in un altro momento, ma loro non hanno la necessità di essere allerta, come direbbe Peter Brook. Prevalente per una perché, cosa. Perché sono due generazioni che due o tre generazioni che vengono cresciute con il mito della sicurezza. Ma che cavolo di mito è la sicurezza? Noi venivamo cresciuti con altri miti, con altri valori, se vogliamo metterla in positivo, no? Cioè venivamo cresciuti con il coraggio, cioè bisognava essere coraggiosi, con l'altruismo, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, ci vuole la fantasia, il coraggio e l'altruismo, no? E tutto ci spingeva in quella direzione, tutto ci spingeva in quella direzione. Quando io avevo la loro età, tutto ci spingeva a fare cooperative, a fare i gruppi, no? Facevamo il teatro di gruppo perché tutto ci spingeva in quella direzione. Adesso tutto spinge nella direzione opposta. E quindi quello che si insegna, quello che si deve insegnare in una scuola di teatro, secondo me, è proprio questo. Se una scuola di teatro si adegua alla corrente, il teatro non serve più. Non vorrei essere equivocato. Quando è caduto il comunismo, il marxismo, cioè adesso non sto facendo nessun tipo di propaganda, è una constatazione di carattere storico, un teorico, uno storico disse: ma Marx continua a Calcutta, cioè nel senso in cui tutto quello che per il mondo occidentale di uguaglianza, di comunismo, di utopia, eccetera, eccetera, non ha più senso perché è caduto il muro di Berlino, eccetera, eccetera, però forse a Calcutta, dove la gente muore per strada, muore di fame, forse lì ha ancora un senso. Questo discorso che mi fa sui palestinesi lo potrei tradurre in il teatro si è spostato a Calcutta. Quindi qui cosa facciamo? Abbiamo solo più Netflix, di cui peraltro io sono dipendente, cioè, ma però veramente ci rimane solo più quello. Cioè, quando un mondo, una società riesce a garantire 70 e passa anni di pace, come abbiamo avuto la fortuna di avere noi, no? Cioè, per noi. Certo, per noi, non per noi, ovvio. Non per quelli che stavano. Quando dico una società, un mondo, non il mondo, ovviamente, no? Questo nostro mondo, l'Occidente, no? Che è riuscito ad avere, è riuscito a garantirsi 70 anni di pace, no? Ecco, che cosa succede dal punto di vista proprio dell'essere presenti, dell'essere allerta, la possibilità di essere allerta, perché non hai più ragioni, no? Poi cominciano a dirti che cominciano a chiamare sicurezza ogni espressione della vita, no? E quello è l'obiettivo da perseguire, la sicurezza. E succede che poi arriva un ragazzo e ti dice: io ho nostalgia della guerra, sono invidioso dei ragazzi ucraini che almeno hanno la possibilità di far soffrire le loro madri per ragioni serie, no? Ovviamente non può essere questa, giusto, la soluzione. Cioè, allora cerchiamo di fare in modo che di metterci in pericolo perché siamo, no, non può essere questo. E quindi come? E trasformando con questo teatro eventualmente quello che noi abbiamo, questa sicurezza in Calcutta, ci si riesce? No, tu prima dicevi che con loro stiamo lavorando per esempio al carcere Due Palazzi di Padova, con i detenuti di alta sicurezza. E questo lavoro è andare a Calcutta, in questo senso, cioè l'Occidente è pieno di Calcutte. E quindi è lì che si va. E però Erika ti ha appena detto: non andiamo in luoghi, andiamo in luoghi vivi.
Cioè, perché sono vivi? Perché sono a rischio? Perché sono le persone che vivono in quei luoghi lì, sono in pericolo, sono sempre in pericolo, sono sempre a rischio. E adesso il rischio è più grande perché tutta una serie di conquiste che ci sembravano conquistate per sempre, faccio un esempio a caso perché il primo che mi viene in mente, perché qualche settimana fa, dopo un convegno come questo, cioè non come questo perché era un convegno sulla psichiatria, ho invitato tutte le persone che c'erano, tra cui alcuni pazienti psichiatrici che stavano nelle prime file, ho detto va bene, bisogna urlare, bisogna che facciamo qualcosa, perché il pericolo è grande in questo momento, in quel settore, come nelle carceri. E quindi siamo usciti tutti sulla piazza, senti, abbiamo urlato per un po' sulla piazza. E nelle carceri il primo provvedimento di questo governo è stato, rispetto al ergastolo ostativo, adesso non ve la faccio lunga, ma progetti che avevamo di uscire dal carcere con i detenuti sono stati immediatamente bloccati, ma non c'è stata un'ingiunzione per cui dici no, adesso blocchiamo questo percorso che state facendo, assolutamente no, è che il clima che si sta addensando in questo paese ha fatto sì che quel progetto che prevedeva l'uscita dal carcere, non la liberazione dei detenuti, ma un diverso modo di concepire il carcere, un modo costituzionale di concepire il carcere, cioè il recupero dei detenuti, è stato bloccato. E questo è quello che sta, accadendo. Quindi non si tratta di... Io ho pensato per un po' che si trattasse di andare a Calcutta, allora sono andato a Gerusalemme, ho lavorato con le ragazze dell'Est, eccetera, no? E poi ho guardato questi qua in faccia e ho detto, cavolo, ma questi hanno più bisogno di quelli là. C'erano più indiani, secondo te, di quelli di Calcutta? C'hanno più bisogno di andare a Calcutta. L'unica possibilità, che quello che io ho visto in termini pedagogici, importante in questi anni, la cosa più bella che è accaduta è quando avevamo l'Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della Persona, Gerald, che è venuto a vedere lo spettacolo l'altro giorno e che è partito dal Cameron che aveva 16 anni e che poi chissà come è arrivato a lavorare con noi, andavamo nelle scuole e lui parlava con gli studenti del Tazegno, cioè di uno dei licei più esclusivi di Torino. Ma a lui faceva molto bene incontrare questi ragazzi, naturalmente, perché significa oltre l'integrazione, no? Significa andare al di là dell'integrazione, significa costruire società, una società nuova. Ma i ragazzi faceva benissimo incontrare lui, ne uscivano completamente trasformati. Abbiamo dei video su questo dove si vede proprio le facce che cambiano, soprattutto quando la domanda era quanti anni avete voi? 17, 18, erano quarte, quinte, liceo. E tu a che ora sei partito? Quanti anni avevi quando sei partito, Gerard? Io chiedevo. E lui diceva, avevo la loro età, 16-17, e io guardavo loro e gli dicevo, siete pronti? Sì, certo, il mondo giovanile è una cosa che attrae molto la tua creatività, capisco questa cosa, è come se vedessi un campo effettivamente su cui poter costruire qualcosa, cioè la speranza, in qualche misura il campo della speranza. L'impressione che ho avuto io, poiché la vostra Antigone parlasse dell'amore, sì, fosse uno spettacolo a suo modo erotico. In questo senso, a parte il fatto che c'era, questo è noto anche, c'è una battuta che ritorna per esempio in Casa di Bambola, io l'ho fatto per amore, ed è una battuta chiave poi anche di tutto quanto il
discorso, ma mi è sembrato che sulla linea, proprio di, su questa linea, non tanto dei gender, questa che è una cosa anche diventata un po' di moda, un po' stucchevole, ma voi avete guardato molto alla dimensione della donna. Poi mi ha ricordato proprio Judith Malina, che parlando con me parlava, ma noi dobbiamo spiegare cosa può fare una piccola donna, diceva Judith Malina. Ecco, questo, volevo capire, dentro questa compagnia, ecco, quali sono gli equilibri fra uomini e donne e questa tematica che emergeva in maniera così forte nello spettacolo? Nessuno vuole rispondere. No, ti rispondono come? Invece minaccioso. Stanno solo decidendo chi deve rispondere. Rispondo io. Presidente più... Rispondo alla più diplomatica. Leti? Leti? Vai, vai. No, rispondo. Allora rispondo io. Dunque, quando stavamo decidendo quali sarebbero stati gli interventi da inserire dentro il testo di Sofocle e Euripide, cioè quali interventi nostri avremmo potuto inserire dentro al testo, ce n'era uno particolarmente, due, però uno particolarmente controverso, che veniva subito dopo la scena dei fratelli, ed era un intervento che partiva da qualcosa che aveva detto Gabriele nelle prove che noi facevamo a scuola. Gabriele introduceva le scene, le commentava, e c'era un passaggio in cui lui sosteneva che Giocasta, la madre dei due fratelli, quando li chiama a incontrarsi, compie un gesto maschile nel convocarli, perché il confronto dialettico è una pratica maschile. Questo era l'intervento, diciamo, la base su cui si fondava l'intervento che avremmo dovuto inserire. E quando io avevo imparato questo pezzo a memoria, nel momento in cui, insomma, lo proviamo, c'è la scena, io entro, faccio il pezzo, praticamente c'è stata un'insurrezione popolare, per cui l'intervento si è cambiato, non si fa, chi lo sa, non è definito. A volte si fa, a volte non si fa, ma non si fa con le parole che aveva scritto Gabriele, perché l'equilibrio non esiste, cioè si sta sempre sbilanciati da qualche parte, no? Dalla parte maschile, dalla parte femminile. L'equilibrio è l'ambizione, l'ambizione è sbagliato, l'equilibrio sarebbe il punto di arrivo, ma non c'è. Ora noi siamo in un punto del percorso in cui io sono la presidente, ma non è che questo della compagnia, ma non è che questo genera qualche insofferenza tra i miei compagni che vorrebbero che il presidente fosse un uomo. Siamo abbastanza in pace con questa questione. Questo non significa che non abbiamo da lavorare sul comprendere realmente che cosa è il femminile, che cosa è il maschile. In questo ci sono venuti in aiuto Barbara e Glenn, che studiano la questione da tutta la loro vita professionale, e noi non lo sappiamo. È una domanda che con Antigone ci facciamo, ma che teniamo aperta. Sappiamo però che non è più la concezione che ha Gabriele del maschile e del femminile, e dico Gabriele per dire che ora sta cambiando sulla scia della nostra spinta di lui. Però non è più quella, è un'altra. Non sappiamo dire qual è. E con questo mi ricollego anche alla domanda che facevi prima sulla rivoluzione, sul avere una spinta netta nel voler fare qualcosa. Gabriele spesso ci ha detto: voi non volete dire che Giocasta fa un gesto maschile perché non avete il coraggio di fare una provocazione. Forse è vero. Forse non abbiamo il coraggio di fare una provocazione perché il nostro processo di cambiamento passa da qualche altra parte, che non so assolutamente qual è, non va scoperto. Però è questo, una ricerca, è una domanda. E qualche altro membro della compagnia ha qualcosa da dire su questo argomento, questa esperienza? Cioè, perché tenete presente che per secoli il teatro l'hanno fatto solo i maschi,
Anzi, statisticamente è un fenomeno molto recente questo del teatro dove le donne fanno le donne, ma vorrei capire questa cosa, cioè se all'interno proprio per voi questa cosa ha costituito, perché a me è sembrato fondamentale, soprattutto in questo tipo di spettacolo, in questo dove a me sembra, cioè dall'inizio, guardate, voi cominciate a parlare di una storia d'amore di un personaggio bellissimo che da lì comincia, è dalla morte e dall'amore comincia, cioè dalla disgrazia, le disgrazie della virtù, direbbe il Marchese de Sade, le disgrazie della bellezza. Ecco, e da lì poi tirate tutto un filo di per cui questo amore sempre. E non è un amore poi che ha un'identità molto precisa, eccetera. Però volevo capire voi come l'avete vissuto. È il tuo momento, Temi. Io? Sì. Va bene. No, è la... La faccenda è che si sceglie, cioè l'amore è una scelta, sempre, non è che io faccio così e adesso ti amo, non è così, la funzione è che mi giro e eccolo, io scelgo di amare, perché è così che si fa. Perché è così che si fa? Perché è così che si costruisce? Così che se vuoi fare un palazzo bisogna partire dalle fondamenta, e se le fondamenta le fai male il palazzo crolla. Avete amato lo spettacolo che avete fatto? Ci si prova sempre. Cioè, quindi questo discorso di amore è la base del vostro lavoro? Eh sì. Ci si prova ad amare vicendevolmente tra di noi sempre, anche quando ci arrabbiamo tra di noi, anche quando siamo arrabbiati con Gabriele, quando Gabriele è arrabbiato con noi, quando siamo arrabbiati con voi, e spesso e volentieri è molto forte l'odio per gli altri, per il mio spettatore, almeno da parte mia. Però se non si sceglie l'amore, allora si va nella strada del... E credo che potremmo farvi degli auguri a questo punto, cioè perché correte il rischio di diventare, in senso non imitativo, ma il living del XXI secolo. No, perché è tutto l'insieme di tematiche, allora, alla vita in comune, l'idea di un teatro che nasce come prima con un lavoro sociale e poi con un atto d'amore interno, un teatro che non riconosce dei confini, un teatro che si pone la necessità poi di esplodere fuori in vario tipo di manifestazioni e di così di espressioni, è qualche cosa che mette al centro la vita, ecco il living, è qualche cosa che riporta a questo tipo di esperienze, cioè non è uno stare insieme per produrre, è qualcosa di stare insieme per, posso capire, per amare, qualcosa del genere, no? E quindi l'augurio che si può fare è questo, che voi possiate reincarnare un certo tipo di utopia di questa del XXI secolo, che individuerete voi, che farete con i vostri sistemi, la vostra sensibilità, il vostro modo di essere, cercando di rimanere unito e fare questo terribile lavoro. Uno spettacolo su come si ama, forse. Chissà. Se c'è un modo giusto di amare. Che progetti avete per concludere? La vita. Aiuto a dire progetti? Sì. Di sapere di più noi. Allora, che progetti abbiamo? Mamma mia, tutto io devo dire. Presidente. Signor Presidente. Che progetti abbiamo? Abbiamo il progetto di continuare. Allora,
Rispondo con parole non mie. Carlo Rovelli, che è un fisico, scrive in un suo libro che si intitola L'ordine del tempo, che è l'unico modo che la scienza ha trovato per comprendere la vita è guardarla in un'ottica di processo e non in un'ottica di stasi. E fa un esempio molto chiaro, cioè le cose scorrono, non sono. L'esempio di una cosa che è un sasso. L'esempio di un evento, cioè di una cosa che accade, è un bacio. Puoi chiederti dove sarà un sasso domani, ma non dove sarà un bacio domani. Abbiamo un minuto, siccome è il momento più sacro dello spettacolo, perché gli spettacoli sono un momento sacro che è laico sempre. C'è un grande regista polacco che non è Grotowski, diceva che il teatro è un rito senza dei. Ecco, il momento più sacro è quando voi avete fatto alzare il pubblico, perché avete riconosciuto nel pubblico qualcosa di vero. Io propongo questo, chiudere questo incontro alzandoci tutti in piedi. Grazie e auguri.